Poracci, vi propongo un video improvvisatissimo quanto ricchissimo. Dobbiamo infatti parlare di Metroid Prime Remastered. Con buona pace di Zelda, questo è stato l'annuncio più importante della serata, per quanto mi riguarda. Un progetto di cui si parlava ormai da tempo, ma che ormai sembrava soltanto un lontano miraggio. Non voglio stare qui a rompervi le scatole su quanto sia importante Metroid Prime, su quanto sia importante un ritorno del genere in previsione dell'uscita di Prime 4, né la storia che c'è dietro questo titolo. Vorrei semplicemente analizzare con voi questa operazione per valutare il lavoro che è stato svolto nell'aggiornare un capolavoro di 20 anni fa. Il termine remaster infatti crea sempre una confusione indicibile e soprattutto, ma anche giustamente, gli utenti si straniscono di fronte a operazioni del genere, perché molto spesso dietro alle diciture deluxe, remaster e HD si celano dei porting fatti con pochissimo sforzo e pensati per incassare sfruttando unicamente l'effetto nostalgia. Quindi proveremo a rispondere a bruciapelo alla domanda: vale la pena spendere 40 euro per Metroid Prime Remastered su Switch? Non c'è una risposta assoluta, per me si tratta di una grandissima riedizione che andrebbe giocata ma proprio a occhi chiusi. Più che altro però mi interessa fornirvi tutte le giuste coordinate per decidere lucidamente se Prime valga o meno i vostri soldi. Questa non è una recensione, infatti un'analisi più approfondita arriverà sulle pagine di EveryEye nei prossimi giorni, intanto però ci tengo a fare chiarezza. Tutto il gameplay che vedete a schermo l'ho registrato io in giornata. Perdonatemi se le immagini non corrispondono necessariamente al mio discorso, ma ci tenevo a far uscire il video il prima possibile. Voi intanto unitevi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso e iscrivetevi subito al canale. Bene, ho detto tutto, iniziamos! Dicevamo che il termine remastered genera sempre tanta confusione, e non è colpa di noi utenti. Sotto questa etichetta vengono raccolte le operazioni più disparate, che molto spesso presentano dei risultati qualitativi molto differenti tra di loro. Io non posso dire che la remaster di Metroid Prime sia la stessa cosa di un 007 GoldenEye HD. Lì abbiamo un gioco Nintendo 64 che nella migliore delle versioni presenta una risoluzione 4K, dove però le texture non sono state ritoccate minimamente e una volta upscalate ingigantiscono tutti i difetti del vecchio motore grafico, senza contare poi tutte le problematiche che emergono quando si utilizza l'upscaling tramite intelligenza artificiale, un'altra pratica a basso costo che porta con sé glitch e bug visivi di vario tipo. Alle volte le versioni in HD migliorano solo alcuni elementi, creando uno sbilanciamento complessivo di quello che era l'art style originale. Se 20 anni fa i limiti tecnici venivano utilizzati in modo intelligente per creare atmosfera, è ovvio che se oggi vengono rimossi si altera anche il mood originale dell'opera. Penso ad esempio alla versione in HD di Resident Evil 4 che appiattiva completamente l'atmosfera dell'action horror, o anche al cambio radicale di art style avvenuto con la versione HD di Skyward Sword che perdeva gran parte della brillantezza dei suoi colori. Ecco, parto subito col rassicurarvi: con Metroid Prime Remaster le cose sono state fatte in modo intelligente. Questo perché probabilmente hanno avuto tanto tempo per lavorarci sopra e non c'era alcuna pressione nel chiudere in fretta e furia un progetto così delicato. Non so qual è il team che si è occupato di questa nuova versione, ma intanto gli faccio i complimenti. Non solo abbiamo i due prerequisiti standard dell'HD odierno, almeno su Switch, ovvero le immagini in alta definizione e i 60 fps, ma a livello grafico quello di questa remaster è stato un lavoro di riscrittura totale. Giocando la sequenza iniziale ho subito pensato: è esattamente come me lo ricordavo. Ma questa è una realizzazione sbagliatissima, ma che avviene proprio perché dietro è stato fatto un lavoro con cura. Vi basta recuperare una qualsiasi delle comparazioni che mettono fianco a fianco la versione GameCube con questa appena pubblicata per rendervi conto di quello che sto dicendo. La remaster su Switch ha un motore grafico completamente riscritto, che prenderà sì alcuni elementi originali come punto di partenza, infatti non vi so dire fino a dove si è spinto il nuovo team, ma che sostanzialmente dona una nuova veste grafica a tutto il gioco. Le texture sono estremamente più dettagliate, il sistema di illuminazione riesce a creare degli scorci atmosferici che nell'originale non erano così impattanti. Ci sono poi nuovi effetti particellari, in un titolo che faceva dell'uso rivoluzionario di questi elementi il suo punto di forza, e anche i modelli hanno ricevuto delle riscritture parziali. Sono così sinceramente stupito dalla qualità di questa remaster che ho pure passato un bel po' di tempo a giocare con la galleria dei modelli 3D, che da una parte è un grandissimo omaggio ai trofei di Smash, dall'altra è un'aggiunta graditissima in questa remaster, che è molto più di una semplice remaster. Anche l'interfaccia utente è
simile ma non è uguale, e sospetto che tutti questi cambiamenti, che sono più di semplici accorgimenti, siano stati fatti in prospettiva di uniformare Metroid Prime 1 a quello che sarà Metroid Prime 4. Quindi, graficamente parlando, sono contentissimo del risultato raggiunto, perché nulla si è perso nel passaggio all'HD, anche se poi, come vi dicevo, le cose in realtà sono diverse. Ci sono alcune differenze sostanziali che faranno storcere il naso ai puristi. Ad esempio, uno dei programmatori originali si è arrabbiato tantissimo per come sono state rimasterizzate le porte su cui lui aveva lavorato duramente quando faceva parte di Retro Studios. Così come a me sembra manchino degli effetti di illuminazione dinamica quando vengono sparati colpi di Samus, ma per esserne certo dovrei prima controllare a dovere. Si tratta però di piccole cose che non intaccano il risultato complessivo. Infatti è lo stesso programmatore di cui parlavamo prima che riconosce che le sue lamentele sono estremamente specifiche e personali, e di come alla fine il lavoro sulla remaster rimanga ugualmente incredibile. Quindi il gioco è fluido, i caricamenti sono ridotti all'osso, scordatevi le porte che ci mettono 10 secondi ad aprirsi, e Prime è una bellezza da guardare. Che ve lo dico a fare, poi sulla OLED la grafica così pulita fa la sua porca figura, veramente tanta roba. E poi ci sono tanti micro accorgimenti che nessuno noterà, ma che sono presenti. Come ad esempio la differente disposizione di alcune tracce musicali, il miglioramento dei campionamenti audio, la possibilità di attivare i voiceover utilizzati solo nella versione giapponese e via dicendo. Sembra veramente un prodotto fatto da appassionati per appassionati. Però rimane un grandissimo dubbio, un timore che ho sollevato proprio durante l'annuncio del Direct. Come si sono comportati col sistema di controllo? Vedete, Metroid Prime è un prodotto figlio del suo tempo. Un'epoca dove gli FPS su console ancora non erano stati codificati a dovere e quasi nessuno aveva capito come sfruttare le due levette analogiche. Quindi Prime, pur essendo un FPS, utilizzava un sistema di controllo simile ai tank control dei survival horror, che faceva però un massiccio utilizzo della funzione di lock-on, questa qua derivata direttamente dallo Z-targeting popolarizzato dai titoli in 3D del Nintendo 64. La riedizione Wii smarcava questo ostacolo con agilità introducendo il supporto al motion control grazie al Wiimote. Ma come si comporta la remaster su Switch? Abbiamo quattro modalità principali di controllo. La prima, quella base, chiamata doppio stick, è anche la più moderna e permette di giocare a Prime come se si trattasse di un recente FPS grazie al supporto alle due levette analogiche con cui coordinare i movimenti e visuale. Poi abbiamo la modalità puntatore, che è sostanzialmente la riproposizione dei motion control della versione Wii tramite il giroscopio dei Joy-Con. Volendo si può utilizzare anche il Pro Controller, ma il risultato non è di certo ottimale, e lo stesso discorso vale a mio avviso per la modalità handled, dove i Joy-Con sono attaccati alla Switch. Per quanto abbia imparato a apprezzare col tempo l'utilizzo dei sensori di movimento negli FPS, in configurazioni del genere penso siano eccessivamente intrusivi e stancanti, e soprattutto costringono a una costante ricalibrazione dei sensori. Quindi, a meno che non si voglia optare per la modalità classica e tornare ai tank control di una volta, c'è anche l'opzione mista, un ibrido dove i motion control vengono utilizzati solo per calibrare con precisione la mira una volta che si è bloccata la visuale tenendo premuto il tasto ZR, però la base di controllo rimane quella della modalità classica. Ecco, forse avrei gradito una quinta opzione, dove al doppio stick si aggiungeva la possibilità di utilizzare il giroscopio una volta entrato in modalità mira. Però direi che, a parte questo, si è lavorato il giusto per lasciare ai giocatori la scelta su come approcciarsi al gameplay di Prime, e questa penso che sia la decisione migliore in assoluto. Chi vorrà essere moderno sarà moderno, chi invece si sente old school potrà tornare indietro nel tempo. E poi, come vi ho detto nello shorts di oggi, i veri maniaci potranno utilizzare il controller del GameCube, ma non lo consiglio a nessuno. Ci sono poi degli extra sbloccabili. Sì, ma non c'è nulla che ricordi la progressione a gettoni della Trilogy Collection, e artwork in HD e nuovi modelli da esaminare sono prodotti che andranno a colpire solo gli stranostalgici come me. Dubito che i nuovi arrivati troveranno del valore aggiunto in contenuti opzionali come questi. Per 40 euro avete quindi un'ottima riedizione di un titolo fondamentale della storia del videogioco, che si controlla bene e che ancora oggi è un capolavoro d'atmosfera e stile. Non ci sono gli stravolgimenti che uno si aspetta da un remake, ma rendetevi conto che siamo molto oltre quello che canonicamente indichiamo come remaster. È un po' scorretto paragonare il prezzo di questa operazione con collection uscite 15 anni fa. Secondo me il confronto va fatto prendendo in esame gli esempi recenti, che vanno dagli 80 euro al lancio di un The Last of Us Parte 1 Remake, ma a questo punto chiamerei remake anche questo Prime, fino allo stato pietoso in cui è stata venduta la 3D All Stars Collection,
Senza dimenticarci i 60 euro di Skyward Sword, tra l'altro sono stato felicissimo di pagare, e tutti i full price dei titoli Wii U che sono stati riproposti negli ultimi anni su Switch. Sarebbe stato meglio avere tutta la trilogy in un unico pacchetto a prezzo pieno? Sicuramente, ma forse un'operazione del genere sarebbe stata svolta con molta più superficialità. Dopo Dread, io sono felicissimo che la rinascita del brand Metroid riparta dalla riscoperta di Prime, con una remaster quasi impeccabile. Valutate voi se vale la pena acquistarlo e se decidete di farlo, prendete in considerazione l'idea di aspettare la versione fisica. Però veramente ci tengo che questa scelta venga fatta non partendo dal presupposto ecco questa è la solita remaster, ci rubano i soldi, eccetera eccetera eccetera. Metroid Prime Remaster è su un altro livello rispetto alle discutibili operazioni che ci hanno propinato negli ultimi anni. Se siete appassionati di gaming, se vi piacciono i titoli con tanta lore, esplorazione e atmosfera, non lasciatevi sfuggire un capolavoro dell'era GameCube. Datemi retta. Bene poracci, spero che questo video vi sia tornato utile e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di Metroid Prime e delle remaster in generale. Noi ci vediamo presto con un altro video. Voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Prime, Michele Remaster, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!